il programma nuovo di cui parleremo oggi, su cui torneremo tra poco, che stiamo lanciando, che consente di aprire spazi di vivibilità in tutte le parti della città e quindi non soltanto nei centri maggiormente aggravati dalla distribuzione delle merci, è quello Sapete School. Sapete School vuole operare sulle scuole che hanno già una messa a punto completa dal punto di vista statico, nel senso che hanno già tutti i certificati di collaudo fino all'agibilità su questi, quindi diciamo gli edifici che stanno in regola da tutti i punti di vista, a partire dall'NTC 2008 o con quelle successive 12 eccetera. Si vuole dare un ulteriore potenziamento a queste scuole con la possibilità di avere ulteriori risorse per creare delle fasce di protezione fuori dall'istituto stesso e quindi garantire che gli istituti facciano un ulteriore salto di qualità rispetto a quanto avevamo detto. Tutto questo, come dicevo prima, sta nell'obiettivo 1, di sicuro, che è un'Europa più smart, perché sta a cavallo dei siti logistici con questi temi che stiamo mettendo, con la presenza forte di ICT, intermedi ITS, nell'ambito della City Logistics, e allo stesso modo nell'obiettivo 2, che è invece una Europa più green, con le caratteristiche che diamo dell'abbattimento del CO2, obiettivo 2030 avere CO2 zero per la distribuzione merci della città. In questo senso noi crediamo che la Calabria si stia posizionando tra le regioni più avanzate di tutta Europa. Il terzo obiettivo è quello di una Europa più connessa e certamente questo ce l'abbiamo con il potenziamento, dicevamo, con la mobilità urbana sostenibile, con le piattaforme intermodali che dovrebbero essere anche di riferimento per il sistema su cui stiamo lavorando. Chiaramente questo ci permette di dire che, a fronte purtroppo delle graduatorie che hanno visto fino alla settimana scorsa le città della Calabria relegate nelle ultime posizioni, questo dovrebbe consentire di avere una prospettiva di lavoro importante e quindi una prospettiva che consenta alle città della Calabria di scalare delle posizioni. Se questo è il tema del appunto di questo incontro di oggi, io credo che noi possiamo andare già più nello specifico a partire da quello che è questo programma che noi riteniamo strategico per la Calabria, quindi non la Cenerentola come era visto fino a qualche tempo addietro, che è proprio il PAC, perché il PAC impone una responsabilità, io credo, ancora maggiore da parte dell'amministrazione regionale, da parte del nostro apparato tecnico-amministrativo, perché deve consentire, come dicevo prima, di porre delle condizioni perché il poro successivo si instradi sulle migliori direzioni di sviluppo rispetto alle 5 obiettivi di policy. Quindi questo PAC ci sta consentendo di fatto di anticipare pesantemente tutto quanto l'OP2 per quanto riguarda il cleaner, ma anche per quanto riguarda, come dicevo prima, il più connesso, che è il 3, e lo smart, che è l'1. Quindi tutti e tre temi, tra l'altro si parla che tra l'1 e il 2 dovrebbero avere il 70% di tutte le risorse comunitarie, quindi a maggior ragione, se riusciamo a mantenere questo passo, allora il vantaggio sarà forte. Il passo oggi è doppio: da una parte la City Logistics, su cui siamo già al secondo bando, 2 anni addietro sembrava inavvicinabile fare il primo, su quest'altro invece Safety School riteniamo di essere veramente la prima regione che si muove su questo percorso. Thank you.